Ciao ragazzi, bentornati in un nuovo video. Oggi è tardi perché sono le 5 e un quarto, ma è stata una mattinata, una giornata, in realtà anche ieri, perché ne ha avuto un po' di raffreddore. Dico ha avuto perché sembra già che oggi stia passando, però sento Mirko fare qualche starnuto un po' troppo molesto, quindi speriamo bene. Che stai facendo? Scendi! Ehi! Ehi! Aspettate che vado. Sta facendo qualche starnuto molesto, quindi non lo so. Io non sono stata stamattina granché bene, e infatti sono poi alla fine presa una compressa, un dolore alla cervicale. Niente, sarà che fra quanto? Due settimane? Tre? Neanche, il 4 novembre saranno 35 anni. Ci stiamo imparentando con i 40, ahimè, e le sto già prendendo malissimo. Quindi insomma, quindi ho fatto le cose indispensabili qui a casa, compatibilmente con loro, quindi stiamo iniziando tardi questo vlog. Adesso aspetto che arrivi Daniele, che sta per rientrare, così usciamo, ci facciamo un giretto, visto che Nea sta anche un po' meglio, facciamo un pochettino sfogare un po' fuori. E ne approfittiamo anche per fare una spesuccia classica del sabato e basta. Questo, anzi aspettate, nel frattempo ne approfitto che devo chiudere l'ombrellone, che ieri già l'abbiamo dimenticato aperto tutta la notte. In realtà anche il balcone, vediamo, forse domani, non lo so, dobbiamo sistemarlo per l'inverno. Dobbiamo togliere queste, togliere appunto l'ombrellone. Aspettate, facciamo così, ecco, faccio meglio, ecco, togliere tutti quanti questi vasi, vabbè, quelli ormai non c'è più niente, questa la togliamo, eliminiamo tutto, e anche qui le sedute, perché fra un po' con la neve il resto non serve. Quindi sperando che, ecco qua, sicuramente mi sono bagnata le calze perché Enea cioè, se n'è andato sul balcone con il mio bicchiere con l'acqua e si è messo a giocare. Vabbè, andiamo, devo chiudere qui, vabbè, chiudiamo qua l'ombrellone. Mirko, arrivo. Prendiamo questo qua. Cavolo, aspettate che, ecco, facciamo così. Arrivo! Ma sempre quando faccio qualcosa gli prendono le crisi isteriche. Inizia a parlare, lascia stare! No, ecco qua. Già iniziamo male. Dai, vieni. Vieni che ci mettiamo le scarpe. Dobbiamo cambiarci le calze prima. Dai. Ci cambiamo le calze. Tieni, mettile tu, dai. Dove vai? Dove vai? Dove sta andando? Dove sono le calze? Dove le hai messe? Va!
le dobbiamo mettere. Andiamo di là che andiamo a mettere le calze. Vai. Portiamo a Dai. sposto il cagnolino. Dai. Vai, Dai. Enea. Ok. Andiamo. Piano Ti sei piano. bloccato. Ce n'è un altro lì. Lo vedi che è È di bello? là, è di là. Andiamo per... Andiamo Però per. attento come lo fai camminare. È caduto. Oh, poverino, prendiamolo in braccio, dai. Prendiamolo in braccio che ancora è cucciolo. Dove va? Andiamo, vieni. Guarda. Oh. Andiamo, andiamo. Dai, andiamo. Andare al dam non vale la pena. Sì, forse ti Dai ringrazio, che ma. dobbiamo andare al dam, Dobbiamo che andare arriviamo lì sotto. Hanno chiuso i negozi. dobbiamo andare lì, guarda. Dai, andiamo. A posto. Andiamo. Tienilo tu, papà. Wow. Wow. No, lo devi tenere tu. Lo devi tenere. Te lo porti a prendere. Ok, me lo metto qua come i canarini. Andiamo. Enea, guarda. Enea. Wow. Wow. Oh, wow, le cosine di Natale. Oddio, me le rompe tutte. Le cose di Natale, sì, hai visto? Mirko, sei troppo pesante. Solo che adesso ci vuole andare pure Neo. Ecco qua, non si può, ci vuole andare pure lui adesso. Io intanto ho preso questo, aspettate che... Questo si lava. È 1,45. Meglio che vada avanti, se no compro qualcos'altro. Cioè, come faccio a fare la spesa io? Cioè, guardate qua. Ci facciamo sempre riconoscere. Papà, basta. Papà. E alla fine è finito così. Fortuna che non abbiamo il terzo. Il primo pezzettino di pane. Com'è?
È buono? È mio. E lei non se ne fa una ragione e non ci sono le brezze. Non lo vuole. Non lo vuole il pane. In realtà non c'è niente. È tutto vuoto. Infatti mi sa che adesso possiamo un attimino anche dal Reve, perché non c'è niente. Ho visto una cosa curiosa, aspettate che ve la faccio vedere. Spaghetti Napoli. Chi ne vuole? Vi invito a cena a casa mia. 2,99 euro. Spaghetti bolognese. Cosa vuoi? E non ce ne sono. No, no. Enea, cosa vuoi? Non ci sono le prezze. Sono finite. Sono finite. Vabbè. Questo. Bravo, l'insalata di bulgur. Visto, stai già imparando a comprare le giuste cose. Le ho trovate. Allora prendi questo, prendi questo che c'è meno sale. Questa la compriamo noi. Finalmente. È buona? Sì, buonissima. Ok, siamo tornati a casa, io sto svuotando qui la spesa, Daniele invece è giù, ha portato delle cose giù in cantina. Adesso quindi metto a posto questa e poi ci siamo da fare per preparare la cena. Anche se io faccio semplicemente un po' di patate bollite, perché ve l'ho detto, non... da ieri che non è che mi sento granché. I bimbi hanno già pronto, Daniele si è preso qui i panini hamburger con la... dov'è? Con quegli hamburger simili carne, insomma a me non piacciono. Vabbè, io invece ho visto queste, non lo so perché, come le ho viste le tagliatelle mi ha fatto gola. Io ho sempre stata una grande amante delle tagliatelle, poi in verità c'è stato un periodo che tipo le ho abbandonate, le ho viste così, che poi mi sono cadute a terra, è caduto a terra anche Nea lì davanti alla pasta, abbiamo fatto un macello. È vero? Ok, quindi adesso sistemiamo questo. Da Lidl in realtà non c'era granché, né di frutta né di verdura, di frutta soprattutto, infatti non ne abbiamo comprato. Ho comprato questi, sono i fazzoletti. Sono i fazzoletti questi qua del Lidl, sono fantastici, i migliori tra quelli che si tirano così, sembrano quasi i fazzoletti tempo, perché qui come vedete abbiamo fatto l'aerosol ieri sera, quindi ci dobbiamo armare. E vabbè, quindi adesso metto a posto questo. Abbiamo preso i nostri spez, la pastina, un unico finocchio. Papà, apri la porta. Le zucche. E va bene, quindi sistemo questo e ci vediamo dopo.
Allora, ragazzi, per questa sera direi che è tutto, anche perché si è fatto tardi. Vi abbiamo anche registrato un pezzettino, diciamo, della nostra routine serale, della nostra. Ciao Ah, è vero che forse ragazzi! Non li ha salutati no, oggi. della nostra routine serale, della nostra cena. Adesso noi continuiamo con appunto la nostra serata che si svolge così. Io adesso vado di là, faccio dormire Mirko, poi dopo mi vado a nascondere nel bagno perché sarà poi Daniele a portare Enea a dormire. Se non vado a nascondermi, Enea inizia a piangere. Andiamo, Enea andiamo. inizia a piangere che vuole venire a dormire con me e diventa un casotto. No, amore mio. E basta. Mirko, possiamo dire ufficialmente che ha preso il raffreddore? Vabbè, pazienza, era inevitabile. Quindi niente, noi adesso vi salutiamo, vi lasciamo una buona notte, una buona domenica, una buona settimana e vediamo se riusciamo a vederci. È Vediamo se arriva anche a difficilissimo. noi il raffreddore. Difficilissimo. Un bacio da tutti e buonanotte. Ciao, ciao, Ciao! forte! Ciao! Ciao! Buona domenica! Ciao! Manda un bacino! Mua. Ciao! Ciao! Wow! Ciao! Ciao!